Noi vogliamo lanciare la nostra proposta, vogliamo fare il punto anche internamente, innanzitutto, ed è questo anche il senso della nostra riunione, sulle buone pratiche che abbiamo svolto negli anni e che continuiamo a svolgere nel territorio attualmente, per migliorare sempre il nostro intervento, per verificare quali possono essere, diciamo, le azioni da fare nel prossimo futuro, per confrontarci, e ringrazio per questo della presenza la dottoressa Pesarin, per confrontarci con chi nelle carceri è presente istituzionalmente, perché è loro, diciamo, il loro compito, per poter verificare insieme cosa possiamo fare, continuare a fare insieme nel prossimo futuro. Laddove ci possono essere dei punti di debolezza rimuoverli, laddove ci possono essere dei punti di forza sostenerli e magari condividerli con altri territori. Non voglio farla troppo lunga perché poi, insomma, come diceva Fabrizio, stiamo partendo un po' in ritardo, ma il fattore accademico si concede un po' a tutti e comunque la giornata sarà lunga ed è giusto che siate voi a parlare, siate voi a condividere con noi le vostre sensazioni, le vostre esperienze, per poter fare in modo che questo patrimonio diventa patrimonio comune. Do la parola alla dottoressa Pesarin, ringraziandola nuovamente per la sua presenza qui. Buongiorno a tutti, io ringrazio tantissimo sia Fabio che Patrizio, ma tutti gli amici di percorso che siete qui, virtuosi e virtuali, ma anche i virtuali virtuosi, nel senso anche coloro che io non ho avuto il piacere di conoscere personalmente, di poter lavorare insieme. Al di là del sabato, ritengo che sia un dovere da parte di un'amministrazione come quella minorile rappresentarvi e darvi atto con la presenza, direbbe Don Ciotti, con una presenza di carne come può essere quella di un direttore generale, di quanto voi fate ed operate all'interno di un settore che è molto delicato, qual è quello carcerario, perché a differenza di altri spazi è uno spazio che ha tantissimi vincoli e i vincoli fanno la differenza nello svolgimento delle attività, e tra l'altro è un luogo forte di dolore, di sofferenza, che è un altro fattore che la dice lunga, nel senso che l'attività diventa non tanto solo fine a se stesso un momento di svago, di apprendimento, un discorso ludico, un discorso per sperimentare le proprie capacità, ma un valore fortemente aggiunto. Una brevissima sintesi che rappresenta, come dire, davvero a tappe una cosa che è impossibile da sintetizzare, ovvero i 30 anni di attività dell'Unione Italiana Sport per Tutti all'interno delle carceri. Quello è in due pagine, quindi immaginatevi lo sforzo di sintesi, ma il senso è proprio quello. Cioè, come non abbiamo iniziato ieri, non finiremo oggi, non finiremo domani. Evidentemente però, e ve ne accorgerete anche leggendo quel breve report, evidentemente però le cose cambiano. Come cambia all'interno del carcere la situazione, come cambia all'esterno del carcere la realtà sociale, economica, le cause che determinano i fenomeni all'interno del carcere, evidentemente cambiano anche le proposte della nostra associazione all'interno o all'esterno del carcere, ma nell'ambito del penale. E questo è visibile in quel foglio che avete, e evidentemente è anche uno dei nostri temi, nel senso che dobbiamo in qualche modo, siccome è un problema complesso, articolare delle risposte complesse, sempre più efficaci, aderenti rispetto al qui. Quindi noi con difficoltà, ma con competenze e con serietà ci poniamo in uno spazio che non dobbiamo negarcelo, è di contraddizione, nel senso che come Serenella Pesarin abbiamo questa idea in testa, che è evidentemente una scelta politica che non è scontata, come dire, è una scelta appunto. Allo stesso tempo però noi dentro alle mura del carcere, nell'ambito del penale, andiamo in qualche modo a migliorare una condizione, per cui, come dire, non sfuggirà a tutti quanti che è chiaro che ci poniamo in un ambito difficile, un equilibrio complicato da tenere, non serve essere, come dire, particolarmente foucaultiani per capire che semmai è anche una contraddizione abbellire la reclusione, e quindi molto onestamente noi questo tema lo dobbiamo affrontare proprio in termini di pensiero e di pensiero politico, di pensiero e azione.
È chiaro che però rivendichiamo anche questa scelta, perché nel frattempo, mentre abbiamo in testa quello come obiettivo, quella come riferimento politico più generale, sappiamo anche che se noi non entriamo all'interno del carcere è peggio. Sappiamo anche, come ha detto Serenella Pesarin, che se un luogo chiuso resta davvero chiuso, beh, è più complicato, come dire, che i diritti li si esercitino. Anzi, è molto più probabile che nei luoghi che sono davvero chiusi, le cui mura sono belle spesse, non sono trasparenti, i diritti siano proprio negati. E noi siamo l'associazione dei diritti attraverso lo sport, anzi dello sport come diritto. E quindi è evidente che nel momento in cui poniamo un tema, che è un tema di contraddizione, però rivendichiamo la scelta anche di stare lì dentro. E di stare lì dentro, come dire, coi piedi nel piatto, cercando anche di determinare quelle che sono le dinamiche all'interno degli istituti di pena, delle case circondariali, del carcere in generale, e cercando anche di portare più gente possibile. Proprio perché il tema è quello. Nel rapporto tra carcere e territorio, se le mura del carcere sono un po' più permeabili, sempre avendo in testa un riferimento, come dire, di critica complessiva al sistema, se sono un po' più permeabili, beh, quantomeno, come dire, non potrà succedere proprio tutto quello che si vuole. Certe cose magari si evitano, certe cose si evitano, e soprattutto avviene una cosa che è fondamentale, cioè portiamo a occuparsi del carcere più persone. Uno degli elementi, prima... scusate, davvero, cito l'intervento di Serenella Pesarin perché sembrava un intervento nostro, sembrava che parlasse lui, ma questo non è un caso, è evidente, se costruiamo insieme al Ministero, al suo Dipartimento, evidentemente anche insieme a determinate persone del Dipartimento, percorsi, progetti, anche pensiero condiviso, è evidente che poi le cose, come dire, stanno anche, come dire, in termini di sentire comune, per cui a un certo punto lei diceva noi portiamo all'interno del carcere tantissime persone, proprio perché noi nel nostro sistema di alleanze, di costruzioni di rete sul territorio, poi lo vediamo, dobbiamo cercare di coinvolgere non Antigone, non perché Antigone, anzi, con Antigone siamo già in rapporto, ma si occupa già di quello. Noi dobbiamo cercare di coinvolgere chi del carcere non si occupa, perché il carcere riguarda tutti quanti, riguarda la comunità. Se il tema è il rapporto tra carcere e territorio, tutti si devono occupare del carcere, perché sta dentro alla città. Noi, come dire, siamo tutti cresciuti in una, come dire, in una storia anche culturale, politica, tale per cui i luoghi tradizionalmente della reclusione in realtà devono comunicare con l'esterno, devono far parte della città, del quartiere, e allora poi lo vedremo, ci sono tanti modi per mettere in comunicazione. Il tema che invito tutti quanti a sviluppare nelle proprie relazioni e presentazioni è proprio questo: come con lo sport, con le attività che facciamo, questa relazione tra carcere e territorio la possiamo dare. Scambio di esperienze, quindi sì. L'idea però è quella di non fare soltanto, come dire, una rassegna. La giornata non deve essere la giornata delle buone pratiche, insomma si dice o si diceva, ma non ho nulla contro ovviamente questo tema. Quello è soltanto uno degli obiettivi che ci diamo oggi. E peraltro è un obiettivo non da poco, nel senso che anche soltanto sentendo cosa avviene ad Augusta, sentendo cosa avviene a Pontremoli, sentendo cosa avviene alla Spezia, magari qualcuno può sviluppare percorsi all'interno della propria realtà che non aveva immaginato, ci mancherebbe, quindi lo scambio dinamico di esperienze ha senso. Ma quello che vorrei che uscisse da oggi e che portassimo avanti da stasera, insomma da domani, è: oltre allo scambio di esperienze, costruiamo una cornice di senso comune. Loro vedono la WISP che non è... loro chiedono chi sei te, perché parli, certo, mi sorridi così, e li metti lì, intanto loro si sfogano, parlano, certo, disegnano. E li aiutate a superare quello momento, che è il trauma della carcerazione, più, è il momento, no? Più brutto della libertà. Il CPA, io ringrazio, io ho nominato Catanzaro, ma sono in tutta Italia, sono i CPA, sono i servizi fuori, siete dei grandi, grandi alleati di percorso e grandi noi persone. Ormai ci sentiamo parte integrante della Beccaria. E meno male.